Buongiorno, sono Luca Andreoni, sono un fotografo, un artista, un docente ormai di lunga esperienza, avendo insegnato in accademie di belle arti, istituzioni, in workshop e così via. Quello che mi interessa portare nei miei corsi che riguardano la fotografia e soprattutto la progettazione fotografica sono in generale l'idea, soprattutto, che la fotografia non sia una tecnica, ma sia una disciplina complessa, stratificata, con una storia, con tutte delle vicende interne ad essa, che a volte sono un po' sottovalutate quando si pensa comunemente alla fotografia. La nicchia della fotografia nella quale mi trovo soprattutto a insegnare, quella della fotografia di ricerca, o se volete chiamarla così, quella della fotografia per l'arte, e nei miei corsi tendo soprattutto a fare due cose, secondo me, a smontare fin dall'inizio l'idea della fotografia come qualcosa che avviene in un istante, mentre invece porto esattamente all'opposto il percorso, nel senso che la fotografia può avere una lunghissima gestazione, una lunghissima fase preparatoria, fatta anche di studio, di ricerca, di elaborazione di concetti, e poi anche una fase successiva molto importante che non riguarda solo la cosiddetta post-produzione, ma riguarda proprio la costruzione di senso intorno ai progetti o ai lavori che realizziamo, la loro presentazione, per esempio, no? che è decisiva e può essere cambiata molto. L'altra cosa importante, che secondo me ormai oggi nella contemporaneità viene fuori moltissimo e non è possibile non parlarne, è il fatto che la fotografia è diventata un mezzo fluido, è diventato un mezzo che tutti praticano, ma un mezzo che si interseca molto facilmente con altre discipline, col video, con la letteratura, con la performance, con tecniche che prima sembravano appannaggio solo, non so, della pittura o di altri momenti del genere. Ecco, quello che cerco di portare è un'idea di fotografia allargata, una fotografia che non produce più solo fotografie che apparentemente riproducono la realtà, altro grande inganno della fotografia: la fotografia non riproduce la realtà, la interpreta, e insomma allargandola ad altre discipline e ad altre forme espressive, la fotografia oggi può prendere un respiro e forse non dobbiamo più parlare di fotografie, ma dobbiamo parlare di immagini. Ecco, grazie.